Mamma mia Ranocchio, mamma mia Ranocchio, per una volta c'eravamo quasi, per una volta bella prestazione del Ranocchione, bella prestazione perché si era destreggiato bene, parecchi interventi corretti, il tempo giusto. E poi, al 95esimo, sotto porta, fa tutto bene, prende il tempo al difensore e la butta fuori. In un modo che ci lascia veramente interdetti, mamma mia, peccato, peccato, sarebbero stati 3 punti d'oro, 3 punti importanti, visto e considerato che la Roma ha perso contro il Torino, anche amaramente. Un Inter strano, un Inter a fase alterne, un Inter a fase alterne, a corrente alternata direi, perché veramente. E poi soprattutto sbaglia sempre l'approccio alle gare, troppe volte, tranne con l'Empoli dove è riuscita ad andare in vantaggio, tutte le altre partite è andata sempre in svantaggio, dai. Può capitare una volta, può capitare due, ma non può capitare sempre. E caro De Boer deve fare qualcosa da questo punto di vista. Il primo gol che abbiamo preso è da terza categoria? Da terza categoria, assolutamente sì. Con Dombia che perde il pallone nella zona rossa, sì, perché lì a centrocampo, in mezzo al campo, quella è zona rossa, lì non si può sbagliare nulla, caro con Dombia, e non mi puoi sbagliare quel pallone, non mi puoi perdere il pallone. E poi sembrava quel Verdi, sembrava Maradona, Miranda l'ha mandata a vuoto, Ranocchi a vuoto, ha lanciato la palla per destro, e destro un tiro pure abbastanza sempliciotto, anche Antanovic. Ha fatto male anche Andanovic in quella circostanza, siamo abituati a delle prodezze da parte di Andanovic, invece stavolta ha cileccato. Fatto sta che subito il gol abbiamo visto un'altra Inter, un'Inter propositiva, finalmente un'Inter in palla, un'Inter aggressiva, un forte forcing fino a fine primo tempo, soprattutto con il caro Tonino Candreva. Il caro Tonino è stato bravissimo. E ha messo delle palle invitanti per Icardi, per lo stesso Perisic che poi è andato in gol, gol stratosferico, tanto di cappello a Ivan il Terribile, che però dopo quel gol abbiamo visto poco nulla da parte sua. Poi è iniziato il secondo tempo e ti aspetti che l'Inter faccia bene come aveva concluso il primo tempo, invece no, un Inter molto molto scialba, lenta, poco poco costruttiva, e secondo me dopo ci ha messo del suo De Boer. Dopo ci ha messo del suo De Boer perché all'inizio ha azzeccato perfettamente il cambio Gnucurì per Condogbia, l'ha sbattuto subito fuori senza problemi al 27° minuto perché Condogbia non ci aveva capito una mazza, e l'ha preso e l'ha sbattuto fuori. E queste sono cose che io amo. Un allenatore deve avere questo polso, un allenatore deve subito imporsi, e quindi mi è piaciuto da questo punto di vista. Poi nel secondo tempo, secondo me, le altre scelte le ha fatte male perché ha levato Banega, che sì, non ha brillato, ma Banega è fondamentale e lo dimostra perché lui ti fa girare il pallone, si destregge in mezzo al campo. Banega è importantissimo per l'Inter. E ha messo Eder al posto di Banega, Eder per dare più peso all'attacco, ma Eder non ci ha capito niente, 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 poco nulla per Eder. Un'altra cosa, ha levato Candreva, migliore in campo, Candreva, migliore in campo, l'ha sbattuto fuori e ha messo Gabigol, che sembrava chissà chi era, perché il San Siro acclamava l'esordio di questo giocatore, che ha giocato Gabigol, non l'ho proprio visto in campo, quindi giocatore per ora insulso, però non possiamo giudicare su 15 minuti di operato. E quindi De Boer, mentre nel primo tempo si era guadagnato la mia stima, nel secondo tempo l'ha un po' persa, però diamogli tempo perché mi piace, è un allenatore che comunque innanzitutto lavora tanto sui giovani, ha inserito Gnucurì al posto di Condogbia, già l'ho detto, e ha fatto benissimo. Sulla sinistra come terzino ha messo Nyangwe, altro giocatore giovanissimo venuto dalla primavera che anche lui ha fatto veramente bene, molto propositivo, tanta personalità, e queste sono cose che fanno bene all'Inter. Fanno bene all'Inter perché deve puntare sui giovani, come fanno tutte le grandi rose.
come fa il Barcellona, come fanno le grandi cose, deve farlo anche l'Inter. Bisogna puntare sui giovani, è importante. È inutile che vai a spendere 30 milioni per Ndombele quando poi in casa tu hai Gnukuri, per esempio. Bisogna puntarci sui giovani, bisogna puntarci. La corsa è lunga, la corsa al terzo posto è lunga perché l'obiettivo dell'Inter è il terzo posto, quello è. E secondo me se lo può giocare, se lo può giocare, diamogli tempo perché, parliamoci chiaro, la Juve indiscutibilmente è di un'altra categoria. Poi c'è il Napoli che pure ha qualcosa in più, ma le altre secondo me se la giocano al pari dell'Inter, assolutamente. La Fiorentina, la Roma, secondo me ce la possiamo giocare per la Champions. Questo obiettivo per l'Inter può essere concreto, però non devi perdere punti. Qui oggi dovevi fare 3 punti, assolutamente devi fare 3 punti. Sì, è un cantiere aperto, i lavori sono in corso, tutto quello che vuoi, ma qua ci vogliono i punti, ci vogliono i punti. Dolce amaro, quindi direi risultato dolce amaro, dolce perché comunque la prestazione rispetto alle altre gare non è stata proprio negativa. Per esempio, noi abbiamo vinto contro l'Empoli 2-0, ma lì non mi era piaciuta la squadra, assolutamente. I 2 gol sì, però dopo niente, è calata, meritava di subire il gol. Fortunatamente è riuscita a tenere testa all'Empoli e non ha subito nulla. Però se magari subiva il gol la partita si riapriva tranquillamente. Invece oggi mi è sembrata arrembante, ma poco costante. Questa è la realtà dei fatti. Continuiamo così, però bisogna essere più concreti lì davanti. Vediamo cosa capita in futuro. Se il video vi è piaciuto, un bel like ci vuole assolutamente. Se ancora non ti sei iscritto, è inutile che lo ripete, lo ripete, lo ripete, ma bisogna che tu ti iscriva, perché è importante che tu ti iscriva, se no che io che faccio qua? Il solito abbraccio da Neschio.